a Rossetti, la cosa che ha chiesto tu, se ho chiesto io. Alle tre, oggi è nervoso. Per il futuro, eh? No, oggi è nervoso. Che nervoso. È Rossi che ha fatto la cosa. Per favore, una volta a togliere. No, no, è stato già. Devo dire quella cosa che ti ha chiesto. Scusa, inizia. Ma c'è un retropensiero in me. Dai, non vorrei che lui come parla dei suoi fondi sono io e Rossetti. Allora, sentite, siamo solo a fare pratica. Allora. Già la fatta così. Io non so se non è la siciliana, me la parlo. Sono contatti del vicepresidente, disposizioni medici, linee di indirizzo per le aziende istituzioni del Servizio Sanitario Regionale per la centrale a Sussi, in 2014-2015. Numero 15, linee di indirizzo regionale sui percorsi organizzativi e l'assistenza protetica. Numero 16, del vicepresidente. Sono due recepimenti d'accordo, la Felice del 17. Recepimenti d'accordo, uno tra governo e regioni province autonome, documento recante linee guida concernenti requisiti sanitari per l'impiego di cellule staminali in medicina veterinaria. Invece al 17, recepimenti d'accordo, linee guida per l'adozione dei piani di controllo e certificazione dei controlli della parte pericolosa. Numero 18, del vicepresidente a 2 Genovese, autorizzazione a comprare un mutuo di euro 6 milioni per presenziare attenzione investimenti per le costruzioni di impianti e attrezzature sanitarie, apparecchiature sanitarie. Numero 19, vicepresidente, programma per la realizzazione di strutture sanitarie ex ospedalieri psichiatriche, utilizzo residuo finanziamento di quel decreto ministeriale. No. Sono i fondi SPDC. SPDC e centri sanitari. Numero 20, del vicepresidente, articolo 60. Ma io sono stato uno che ha fatto il casino, ma il comune è legge. Sì, sì. Articolo 62, primo comma, legge regionale 41-2006, agenzia regionale sanitaria, liquidazione saldo finanziamento anno 2012. Numero 21, assessore Barbagallo, CM Vino, misura promozione sui mercati dei paesi terzi, invito alla presentazione di progetti per la campagna 2014-2015. Numero 22, assessori Berlangeri e Briano, modifiche e integrazione al percorso istituzionistico costiero, sentiero Ligure, per la DGR 1337, approvazione del nuovo tracciato. Numero 23, 24 e 25 sono approvazione dei progetti STL rispettivamente delle 5 Terre Riviera Spezzina, poi Italia Riviera e Riviera dei Fiori. Numero 26, assessori Boitano e Guccinelli. Deliberazione 682 del 2009, bando progetti integrati di riqualificazione urbana nell'ambito della misura di 1.37.7 del programma attuativo regionale PAR e fondi per fondo sviluppo e coesione FSC Terni per l'avvio degli ultimi interventi da realizzare. Questi sono i progetti di stessa rilevanza, la ferma da molte pagine al di sola superiore, che abbiamo fissato il termine. Bene, bene, basta. Per la via dei lavori. 4 per 8, che ormai sono rimasti, sì, 4 sì. Sono rimasti, sono rimasti 6, 6 però. 4 per 6. Non soltanto 5, questi interessati per la sono rimasti 6. Sono 6 e una parte andata. Facciamo la stessa cosa. Sì, 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 sì. Sono rimasti 4 per 6. 4 milioni per 6. Allora, dell'assessore Briano, numero 27-28, approvazioni, terzo piano faunistico venatorio, uno per la provincia di Savonarola di Pesaro. Numero 29, assessore Briano, legge regionale 23-2007, determinazione dei criteri per la concessione di contributi ai comuni che nell'anno 2013 hanno raggiunto i risultati di raccolta differenziata indicati nell'articolo 5 del decreto legislativo 150 del 2006. Numero 30, assessore Briano, procedura di via regionale, ex articolo decreto legislativo 152-2006, articolo 13, legge regionale 38-98, progetto di apertura di casa di Marmo, Portoro, località Monte Parodi, comune Riccoli il Golfo, parere positivo con prescrizioni. Questo era quello di cui era piena la Palmare. Sì, Marmo Portoro.
Due case ci Assessore Briano, basta, articolo sua per il recupero dell'area dismessa di via Dalmazia, cioè di Santa Lama dal Venga, proposta da Vista Mara Serelle. Parere motivato con prescrizioni. Ma in realtà è. Abbiamo un problema di transizione politica. Se non c'è su che parte di una amministrazione io con l'altra. Vabbè, dai, vabbè, perché è una variabile. Sì, forse lo recupera. Penso un po' un'occhiata anche a voi, diciamo. Vedete quello che lo voglio dire, sì, no? Certo. Che non siano di quelle cose che sono i nostri. Guarda, conosce questa storia, no? No. Se vuoi la porto la prossima volta. Ma non so, allora magari lo scavo di volume per. Tu non l'hai mai vista questa, Gabriele, no? No, non l'ho mai vista. No, mi. Avete capito lo scopo? Sì, 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 sì. No, la prossima volta. Un po' di capire. Riguardava un po' con la nuova amministrazione. Esatto, sì, 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 sì. 31 rinviata. Poi 33, l'assessore Buccinelli, legge regionale 32 del 2007, approvazione delle modalità e dei criteri per la concessione di contributi a favore del settore del commercio equo e solidale per l'anno 2014. Sì, sono i due bandi, 170 per le iniziative, i progetti delle associazioni e 20 per enti locali, introduzione delle mense dei prodotti. 34, assessore Buccinelli, fondo regionale, articolo 16 legge regionale del 2012, legge 2, approvazione schema di convenzione tra Regione Liguria e Fisse, operazioni di finanziamento. La disproposizione Smart Cap l'anno scorso è andata molto. Ma non 35. Assessore Rossetti, approvazione degli esiti delle procedure di mantenimento dell'accreditamento degli organismi informativi di accreditamento e poi numero 36, assessore Rossetti, affidamento ad Arcel, ai sensi del comma 3 dell'articolo 29, legge regionale 18 del 2009, dell'attuazione della gestione amministrativa dei percorsi di qualificazione professionale triennale dei percorsi di quarto anno, diploma di tecnico di istruzione e formazione professionale. E numero 37, assessore Rossetti, parametri di spesa per percorsi di istruzione e formazione professionale, seconda e terza annualità, triennio, istruzione, modalità e termine per la presentazione dei progetti di dettaglio, prima annualità e seconda annualità. Poi dell'assessore Rossi, quindi la numero 39, determinazione delle risorse decentrate destinate all'incentivazione delle pratiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività. Numero 41 e numero 42 dell'assessore Rossi sono due convenzioni. Quanto abbiamo fatto? Quella no. E numero 41 e 42 approvazione di convenzione tra Regione Liguria, allora una con l'Istituto di Istruzione Superiore Cesare Angela e l'altra con l'Istituto Superiore Ruffini per lo svolgimento di attività didattiche integrative di insegnamento e conferimento del mandato alla relativa situazione. Ah, no. Va bene, ah, no, no, perché pensavo che avesse delegato l'assessore Barbagallo. Allora dicevo. Allora, del presidente e dell'assessore Paita, associazionismo comunale bando 2012, deliberazione 142 del 2012, mantenimento del contributo regionale concesso alle forme associative comunali, comuni referenti.
ci sono stati dei ritardi nella compilazione degli atti, allora per evitare di togliere i contributi abbiamo fatto questo. Però per confermare dell'assessore Lucinelli, legge regionale 1 del 2010 e successive modifiche, approvazione dello schema di convenzione con FIS S.p.A. per espletamento, procedure, modalità attuative, interventi, eventi meteorologici, ottobre 2013. Cos'è questo? Convenzione con FIS. Vabbè, sanno di sciogliere le prese, no? Quello della Fontana Buona. Poi sempre dell'assessore Lucinelli, Port Fessler, Liguria, 2007-2013, asse 4, azione 4-1, implementazione delle risorse, assegnazione e contributo a lotti integrativi, quella deliberazione 92 del 2014. Sì, il finanziamento, come abbiamo detto prima, di altri 19 interventi attraverso l'asse 4 del Pesere, 2 milioni e 9 di contributo, 3 milioni e 8 di investimenti, era un bando riservato a quelle opere che avevano superato il 90% di certificazione della spesa e che rifinanziamo interventi aggiuntivi sempre sul bene che era oggetto del finanziamento originario. Bene, poi preso l'elenco a mani, tutti quelli che hanno regolare hanno avuto soddisfazione. Sì, non è messo fuori nessuno. Quelli esclusi perché avevano vinto di forma o non avevano i requisiti. Ma su quelli forse si può fare, come dicevo. Qui c'è un po' di roba in giro, sono 20.000, c'è un po' di. Ok. Poi dell'assessore Briano, accordo di programma tra Regione Liguria e Provincia di Genova e Savona per gestione straordinaria dei rifiuti conferiti presso discarica di Scartino Genova. Eccola. Sì, allora intanto ti do un'ulteriore modifica da portare all'accordo. Comunque, siccome la proroga, diciamo che della sospensione dell'autorizzazione da parte della provincia scade il 2, non avendo ricevuto diciamo disponibilità anche dalle altre regioni, noi facciamo un accordo di programma tra la regione, le province di Genova e Savona per dal appunto giorno successivo poter smaltire i rifiuti dei comuni che smaltiscono a Scarpino, sono 23, quindi vi do l'elenco, e più una quota parte del comune di Genova nella discarica di Vado. Nel caso fosse necessario concludere diciamo quell'analisi che AMIU insieme al Comune stanno facendo sulla stabilità della discarica, quindi per riuscire diciamo a tamponare una situazione, perché se i dati non fossero ancora sufficienti a dimostrare quello. Noi assumiamo responsabilità con questo vanto. Ma questo è un accordo che è una responsabilità condivisa tra la regione e le due province e come ente pianificatore complessivo, tenuto conto delle disponibilità di Vado che ci sono, diciamo un accordo con i due enti titolari. La provincia d'accordo di Savona. Sì, le due province, tutte e due, Genova e Savona. Anzi, ci hanno dato loro le quote di disponibilità. Comunque è un accordo, per cui poi lo devono siglare anche loro. Se tutta questa vicenda non finisce con speranza, speriamo. Beh, ci sia riconoscimento della. Il piano B c'è. C'è un piano trasportato. Questo vabbè, è una cosa che per tamponare l'emergenza è sensatissima. Però, come. Io non mi auguro che sia così e mi auguro il contrario. Non c'è, non c'è. 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 Non
No, ma voglio dire, in questo periodo, cosa abbiamo pensato? Però, diciamo che abbiamo fatto la ricerca le altre regioni. No, più pigi sostengono che dovrebbe diventare. Ah, sì, questo lo capisco. Il problema è nato in seguito alle piogge. Come non arrivano questi pareri, come capisco ci sono le difficoltà, diciamo. Non capisco se abbiamo elaborato. Noi ci siamo mossi per quanto di nostra competenza, chiedendo, come ci ha chiesto il sindaco, alle altre regioni una disponibilità che ad oggi non è ancora arrivata. Dopodiché i dati li stanno finendo di raccogliere e comunque dovrebbero presentare la relazione che vedranno gli uffici adesso. Quindi aspettiamo di vedere la relazione. Dopodiché non dovesse andare così, è chiaro che... Adesso nell'immediato lui fa un'ordinanza. Allora, se questa analisi non fosse ancora sufficientemente motivata a dimostrare la stabilità, ci sono due opzioni. A seconda di quello che dice la relazione, o la provincia dà ancora una settimana, o si va in ordinanza con un'ordinanza del sindaco per quelle tonnellate che residuano di Genova e che non possono andare a Vado. Vado che capienza? Allora, Vado è autorizzata, qui non ce l'ho adesso tutti i dati precisi delle tonnellate perché sono d'accordo sui residui. Allora, aspetta, in base alle condizioni richiamate, il carico di boscaccio fino a 6.000 tonnellate mese di rifiuti indifferenziati possono andare per un quantitativo massimo su base giornaliera di 180 tonnellate. No, ma volevo sapere quanti metri ci vanno tutti i comuni Savoni. Non ce l'ho più il volume, non ti direi una cosa sbagliata, per cui te la faccio avere. Questa è la disponibilità rispetto all'autorizzazione che hanno di poter... Come tipologia di discarica, più o meno sai se è una discarica grande. Guarda, è la provincia di Savoia, dopo Scarpino, esatto, ed è quella che serve sarà... In sostanza, guarda, il quadro della Liguria, da quanto ho capito io, insomma, è questo, perché siamo messi male a Imperia, nel senso che... Sull'antimafia. Messi male in pera, tant'è vero che si è dovuto fare un piano straordinario, diciamo, temporaneo, un certo modo. Anche lì hanno vagheggiato il fatto di andare fuori regione, poi la perdita non era mai tanto. Veramente lì la provincia di Cuneo ci aveva scritto che aveva una disponibilità, che però poi nei fatti non c'era. Cioè, era dedicata alla disponibilità fisica e alla disponibilità politica. No, regime di emergenza. No, poi entra la protezione emergenza, allora entra in capo la protezione civile nazionale. Ma tu hai un piano. Ordinario dire che tu hai un piano per aumentare la tua discarica, che i nostri organi tecnici hanno anche come allato, che non lo attui, perché anziché portare a te la porti da me, aspetta che alla fine no? Cuneo ce li trattava, ce li riportava trattati, però era e soltanto una parte. Devo dire che lì abbiamo parlato con l'assessore, un punto abbastanza interessante, sì. E quindi diciamo, non so, tra l'altro lui è candidato in Peria, da 10 giorni sapevo com'è, quindi cambiare quello che vuole, eccetera, eccetera. Poi la più grossa che abbiamo per la Iposcaccio è una parte nostra, a Genova la parte Scarpino sia abbastanza messa a posto per la Iposcaccio, nel senso che mi pare ancora, certo, non è che posso sopportare un ingegno. Mentre le altre sono cose residuali che vanno a chiudere. Varazze anche così. Ah già, anche Varazze, la mia è sempre qui. E spesso c'è il programma, conosciamo, che dovrebbe avere una volta stata centrale se si attua il piano di rifiuti così come impostato, nel senso che c'è un impianto che può essere adattato per passare dal CDR al CSS. Avevamo anche abbastanza importante l'ambito più complessivo. Comunque adesso
pare di capire che si tenta di fare un'ordinanza per avere un pochino di tempo per dimostrare nel frattempo che c'è stabilità. Quindi questo è un accidente che è capitato. Il problema è che la nostra programmazione, comunque il piano, no, ma no, quello dell'acqua, queste sacche d'acqua si sono generate. Sì, questa è vera, purtroppo, perché parlo anche di quello lunghissimo con cui Claudio e io e basta, non ho avuto anche responsabilità qui. Sì, ma anche io ce l'ho avuto, però questa della sacca d'acqua è questa città, di quest'anno. Ma assoluto, la città di Polo si normativa sui rifiuti, dopodiché l'accidente è un accidente. Sì, perché anche su Imperia adesso è ancora intercolato con le piogge. Arriva, come dire, in esito una vicenda in cui una decisione sì, è la Ligure, cioè, perché lì si è passata la decisione di pericolo di fare il vicinato portano le dottore che dicono poi cambia aggiunta, il momento di fare il gasificatore, poi cambia aggiunta, non c'è il gasificatore, e però se non fai la marcia così. Dopodiché l'accidente alla pioggia, esatto. Ma l'accidente capita, capita come dire, anche in situazioni di mancata decisione. Tra l'altro noi abbiamo anche reiterato il piano dei rifiuti, che sostanzialmente la conferma dell'utilizzo delle sole discariche, cioè che non è politicamente una contante, quando abbiamo fatto la discussione di questa cosa non abbiamo parlato, perché eravamo già in pieno, casino, scappino, e tra di noi ci dicevamo. Se dovesse succedere qualcosa, no? Come facciamo a giustificare il fatto che abbiamo fatto il piano dei rifiuti che ha, diciamo, sostanzialmente solo nelle discariche lo sfogo? E quindi è un ragionamento che dobbiamo necessariamente mettere a fuoco, perché adesso non si tratta, come dire, di discutere politicamente, però ce l'abbiamo davanti, non si può girare dall'altra parte. Il nostro piano però è totalmente di superamento delle... Il piano che adesso è in base e che deve andare in consiglio regionale è di superamento totale. Il problema è quello, supera le discariche. Il piano dice che devi superare le discariche perché dice quello che dice la legge. No, ho capito, Renato. Il piano dice che dobbiamo fare l'80% di differenziate, va bene, ma comunque parte dal dato che abbiamo le discariche, cioè il nostro baricentro, quella cosa lì. Noi in questi 5 anni qua abbiamo, come dire, fondato il nostro ragionamento sul fatto che esistevano queste discariche, ok? Non ce l'abbiamo una strategia alternativa. Io lo dico perché noi non ce l'abbiamo né sull'impiantistica né sulla gestione, perché se noi avessimo maturato degli accordi, dei programmi tra le aziende che vanno in quel senso lì, a partire dalla mia realtà, che è una tra le più arretrate, diciamo, però ha fatto delle scelte di spendere moltissimo di rifiuto, perché spende moltissimo e li porta da altre parti. Ma il punto, diciamo, se i cittadini, finché i cittadini reggono, ma avendo noi avuto, diciamo così, la tematica di enti gestori, no? Che hanno comunque un'impiantistica su altri territori, o un'alternativa, una tematica di programmazione relativa al piano dei rifiuti, comunque noi ci troviamo con la condizione lì, che era abbastanza evidente anche nello studio, quel piano lì l'abbiamo affrontato. Detto ciò, non è mica, bisogna semplicemente cominciare a ragionarci, perché penso che qualora... Il comune adesso davanti tre step. Il primo step è gestire questa emergenza, se l'ordinario si fa e se si trova una soluzione per la famiglia. La seconda cosa è cominciare a fare la differenziata che viene fatta una volta. Bisogna far partire il piano industriale dell'area di e poi se si giudica che con il metodo della differenziata la presenza di termovalorizzatori diffusi nel mondo nord, non ci sia più, diciamo, una possibilità di mercato per il termovalorizzatore grande del genere, allora devi fare probabilmente un'impiantistica che sarà differente da quella, però ci deve essere, che ti porta a spendere soldi sia per la gestione che per l'impiantistica, ma d'altro è l'unico modo per non andare a collasso e per non andare a collasso. L'impianto sempre di mezzo. Quindi questa emergenza l'ho usata per assumere la città che non sono assunta in tanti anni, compresi diciamo anche in montagna, così ci mettiamo tutti, perché la verità è questa qui, no? Quindi un po' bisogna che sono loro, noi l'abbiamo sempre fatto in buona fede, lo dico anche per i 5 anni precedenti, quando ci
noi ci siamo sempre detto autorizzateci questo perché la parte non facciamo questo. E siamo sempre andati a combattere, nel senso che poi il comune ha deciso di avere cose diverse e alla fine non lo facciamo. Quindi adesso vabbè, poi siamo in prima fase, come dire, di cambiamento nostro, se non poi decideremo di affrontare, siamo tanti con le macchine, lo sto vedendo la prima vista. Certo che quello che volevo dire anche prima, e non sono bisogno di quello di una estremi, adesso qui diciamo funzione del come vogliono, in ambito agile come vogliono, per carità di Dio. Nel senso che puoi differenziare tutto o bruciare tutto per dire i due estremi, no? Però non si può pure fare l'umido, come si chiama, il compostiere, però l'accidente è arrivato al culmine di un processo in cui è mancata una scelta netta su tutto. Perché? Perché c'era sempre qualcuno contro le cose che si dovevano fare. Alla fine è come dire, no? Ora, per carità, se uno è contro questo, adesso è il caso di Sesti Levante per capirci la RAI, no? Il sindaco che ha vinto è contro quella cosa lì. Spero che però sia a favore di qualcos'altro, no? Chiaro? Perché se anche va a posto Ecco, va a posto la Paolo, ti voglio orientare, però non c'è altro. Quindi bisognerà che affrontiamo quella con quello che diciamo, c'è conto questa cosa qui. Io incontravo anche sulle 5 stelle, no? Che venivano a contestare, che volevano fare un referendum su questo, quest'altro, quale, formato, eccetera, dicendo la gente se era d'accordo con quello. Io non farò mai un referendum così. Io farò scegliere tra un'ipotesi e un'altra, perché se fai il referendum sul territorio per dare sempre tutti. Dopodiché continuiamo a andare di qua in mare, in figura, cioè, non è proprio una cosa importantissima. Comunque a fare depurare il pianto, non sono letti, diciamo. Sperate ce l'ha il depuratore, ma il depuratore non è. Comunque c'era uno scontro sulla palla, no? Adesso. E dopo che si è votato, abbiamo conferenza di servizio, probabilmente i comitati rinchiuderanno questa conferenza di servizio. Vabbè, dai, adesso seguiamo questa fase emergenziale, poi... Quindi davanti lì noi siamo, noi siamo qua, quindi qualsiasi cosa. Ma poi bisognerebbe che loro, diciamo, giunto, consiglio, finessero alcuni orientamenti molto netti. È chiaro che però un po' spende di più, no? Deve costruire l'impianto per l'umido, deve fare la sua differenziata, però adesso... Quanto gli è costata questa emergenza stattina che non aveva fatto prima per uscire un pochino più? Comunque, al di là, adesso questa qui è una cosa. Proprio loro devono andare avanti. Cioè, il nostro piano comunque è un piano innovativo che loro dovranno appena approvato, ma già adesso devono seguirlo nei piani. Cioè, devono fare avanti, adesso in base deve iniziare l'iter in consiglio. Tra l'altro anche le considerazioni che sono arrivate dai vari portatori di interesse sono piuttosto positive sul piano dei rifiuti, quindi va bene. Il problema è che adesso comunque, al di là di questa cosa che è successa adesso, loro devono comunque fare raccolta differenziata e trattamenti, perché in discarica, ma tutte le discariche, non solo questa, devono stare dentro dei parametri molto più importanti. Vabbè, adesso abbiamo una società e siamo in grave ritardo. Chiudiamo qui o avremo altro? Ci sono ancora un po'. Allora. Rossetti Briano, deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco del Bergua concedente al rendiconto di esercizio. Poi del Presidente concessione del patrocinio. Poi dell'assessore Rambaudi, progetto di guida giovani insieme, interventi in favore dei giovani di cui ha l'intesa approvata in sede di conferenza, integrazioni ad una DGR 2014. Poi sempre del Presidente, approvazione protocollo di intesa tra la Regione Liguria e Libera Associazione. Poi il disegno di legge dell'assessore Rossetti, rendiconto generale dell'amministrazione della Regione Liguria per l'esercizio finanziario 2013. E poi abbiamo allora un argomento, assessore Paite Briano,
partecipazione di Liguria Ricerca S.p.A. alla proposta di progetto Rescue Cost sugli incidenti marini. E poi invece due argomenti dell'assessore Lucinelli di partecipazione. Uno riguarda la partecipazione di Regione Liguria all'organizzazione dell'evento CPX Expo 2014 del Reserve Security Event della Commissione Europea. Questo è importante. 10 secondi. Nel quadro di CPX Expo, ogni anno l'Unione Europea organizza un grande evento sui temi della sicurezza. Scorso l'ha fatta a Parigi, quest'anno in nome del semestre UE lo fa in Italia, hanno accettato la candidatura di Genova, ci sarà il patrocinio del Ministero della Ricerca, della Difesa e dell'Interno, i tre ministri hanno già garantito la presenza e a dicembre ci saranno membri dell'Unione Europea, quindi diventa una cosa grossa che poi metteremo in calendario. Non invece l'altra è la partecipazione al progetto europeo ALS, Draghi Europe Network. E poi due comunicazioni, una dell'assessore Rossi, quindi sottoscrizione del protocollo di infatti, e l'altra invece è dell'assessore Rambaudi, dell'incontro con il ministro Carlo Cernica, detta la cooperazione internazionale di diritti umani dell'ambasciata di Argentina. Solo rapidamente, perché io ho avuto un po' di mesi fa un incontro, avevo sostituito il Presidente in questo... l'incontro con questo ministro e poi non era arrivato in giunta diciamo un argomento che doveva mandare in ufficio, quindi la cosa si è un po' persa, ma va recuperata perché adesso lui ci chiede che cosa, se intendiamo avviare una collaborazione, ma le cose che erano emerse da quell'incontro riguardavano soprattutto il tema porti, agricoltura, cioè cose che non riguardano il mio settore, quindi magari io vi manderei il verbale di quella riunione. Se poi equilibrio, quindi se poi gli assessori di riferimento mi danno un ritorno, bene, possiamo dare una risposta, okay. Perché in effetti siamo un po' in ritardo, che si era più persa questa cosa. Ok, finito? Sì, a posto. Allora, finito? Sì. Allora, facciamo entrare la società, tu vai già adesso, quando io la dottrici mi chiami, facciamo un po' di overlap, poi mi spiamo di più. Quando arriva a Gozzi ti chiamo. Andrei, si può fermare un po', si ferma. Io andrei, non lasciamo Giuseppe. 5-6 persone che si fermano. Chi è che si ferma? 1, 2, 3, 4. La pallella? Sì. No, ho chiesto chi si ferma. Non era un attimo. Cioè, perché cosa c'è? Ah, dai, io... Fatti venire per favore. Ci mi spieghi cosa posso dire oggi per San Martino che danno il regno del Grecia? Retta a me, non dire niente. Mi sa che vado a saltare. Dovete spegnere il nostro favore. Per sì. Acceso. No, con l'azienda. Ah, sempre acceso, sono sbagliato. Dente acceso, prego. Bisogna che cominciamo subito. Prego. Ciao. Ci sono posti per tutti. La giornata è un po' complicata dal fatto che riceviamo l'entella per festeggiare la promozione, quindi c'è stato un qualche cambio di programma. Comunque vi chiederemo adesso di illustrare un attimo a noi, 5 minuti l'attività, vi vedremo comunque la scheda, poi facciamo una interruzione con voi, facciamo, perché di solito diciamo il passaggio in giunta precede di un attimo diciamo la presentazione a stampa, ma questa volta c'è questa fortunata vicenda niente, la società che è qui oggi è quella che si è al mercato, avete avuto la scheda tra vigili e tutto, ci sono 600 persone che lavorano lì, è diventato una cosa importante, ci chiederemo un attimo adesso per 5 minuti di descriverla. Bene.
Buongiorno a tutti, sono Andrea, sono presidente della società di gestione del mercato. Con me c'è il direttore Testini, poi Fabio Traverso, il nostro uomo dalle mille iniziative. La società è una società che è giovane, nasce nel 2009 con la messa in funzione del nuovo mercato piccolo ed è il punto di arrivo di un processo molto lungo partito negli anni 2000 per la realizzazione dei nuovi mercati, che sostituisce quindi il vecchio mercato di Corso Sardegna, ed è un punto di inizio perché da quel giorno le cose sono cambiate in maniera enorme, a 180 gradi. Questo perché il modo di lavorare è totalmente cambiato dagli operatori, in una struttura che logisticamente consente lo sviluppo più razionale delle merci, dello spostamento delle merci, dell'attività di compravendita. Io peraltro invito chiunque avesse occasione, voglia e tempo di venire a vedere il lavoro che viene svolto prevalentemente di notte, ahimè, e vi assicuro che è una piccola cittadella, insomma, che muove e movimenta tonnellate di merci in maniera impressionante. I numeri sono ancora più alti perché i 600 in realtà poi vengono aumentati dal fatto che ci sono camion che arrivano, camion che devono scaricare e persone che lavorano. 600 sono quelli che lavorano. Sì, esatto. Poi ci sono tutta la logistica. Di cosa ci occupiamo come SGN? Sono abbastanza sintetico, poi se è il caso approfondiamo. L'attività principale ovviamente è quella della gestione della struttura. La struttura che ha avuto un cantiere molto lungo, ma l'architetto Poggi, l'allora ingegnere De Maestri, insomma, avevano seguito questa cosa anche con molto coraggio. Devo dire coraggio anche da parte degli operatori che si sono messi in discussione e hanno cambiato completamente il loro modo di ragionare e di vedere le cose. Quindi oltre all'aspetto gestionale che è di nostra competenza, abbiamo poi delle attività che non sono certamente secondarie. Primo fra tutti sono i controlli che noi svolgiamo all'interno della struttura in termini di qualità. Le nostre lettere portano tutto il marchio sicuramente fresco, a riprova che le merci del mercato vengono controllate e certificate sulla freschezza del prodotto e sulla qualità dei prodotti che vengono movimentati all'interno dell'area mercatale. Quindi c'è tutto un aspetto di gestione e di controllo, anche direi in termini molto bonari, si passi di polizia, nel senso della gestione. Voi considerate che c'è un traffico notevole all'interno dell'area che va gestito. Ci occupiamo ovviamente poi anche di tutto quello che è l'aspetto logistico della questione. La lungimiranza ovviamente è stata quella di porre il mercato vicino a un'area che è quella autostradale, il casello autostradale di Bolzaneto, e questo ovviamente ne è di grosso vantaggio, perché ovviamente la logistica ha subito un enorme miglioramento rispetto a quello che era l'aspetto logistico in Corso Sardegna, e credo che questo lo abbiano apprezzato un po' tutti. Diciamo nella nostra immagine è quella di adesso potenziare il polo mercatale. Da un lato stiamo avviando contatti e cerchiamo di promuovere la nostra struttura come un polo logistico, come una piattaforma logistica per le merci che potrebbero arrivare sul porto di Genova. E quindi diciamo la possibilità di fare una sorta di interscambio delle merci sulle nostre aree, forte del fatto che abbiamo poi l'autostrada alle spalle e questo ci consente poi eventualmente un rapido collegamento alla viabilità. Un occhio di riguardo lo abbiamo poi anche, o meglio, di attenzione a questi aspetti, ce l'abbiamo anche su quella che poi potrebbe essere la viabilità e la logistica a valle di quello che è il nostro procedimento, quindi diciamo tutta quella che è la distribuzione sulla città, le ricadute che possono avere sulla città. Questi temi sono temi ovviamente molto importanti, perché poi questo va a influire su quello che è il traffico urbano, ma io penso che un ragionamento su quello che possa essere
una logistica di collegamento tra il polo principale, che è diciamo il mercato del poticolo, e eventualmente hub o piccoli spazi che possono essere individuati per cercare poi distribuzione di merci e ottimizzazione in questo senso, una razionalizzazione dello spostamento delle merci, secondo me vale la pena poi di fare una riflessione in ambito generale. Poi un ultimo aspetto che è fondamentale, e ho finito veramente, ed è l'aspetto energetico. Potrebbe sembrare un aspetto di secondaria importanza, ma noi consumiamo molta energia. Tutte le celle frigorifere e tutto quello che è il nostro mondo. Quindi abbiamo provato già diverse volte, ma devo dire abbiamo avuto anche un po' di insomma, c'è sempre il problema del tempo, c'è il problema di dedicare risorse, di avere le disponibilità economiche, ma diciamo una delle ipotesi sulle quali si potrebbe, noi vorremmo incominciare a fare dei ragionamenti, è quello di energie alternative, ma perché no? Noi siamo, io questo non l'ho detto, siamo una struttura che è partecipata dal comune, siamo una struttura che si muove secondo principi e regolamenti pubblici, ancorché i finanziamenti siano prevalentemente di tipo privato, che sono i grossisti. Però dicevo, nonostante questo ci piacerebbe poter avviare progetti di sviluppo e di studio per quelle che possono essere le applicazioni di energie alternative. Penso per esempio, oltre ovviamente al fotovoltaico, ma sui tetti della nostra struttura, ma anche per quello che potrebbe guardare l'eolico o il mini eolico. Qui una delle cose che così restano sempre un po' nelle desiderate, ma non riusciamo mai a concretizzare, sarebbe anche quello di avere un collegamento un po' quasi sperimentale con l'università, poter avviare dei ragionamenti per sfruttare la struttura come fosse un po' una palestra per idee e anche valutazioni anche innovative su quello che può essere il tema dell'energia. Lo dico perché poi molto spesso uno dei grossi mugugni genovesi è il costo della bolletta e quanto mai i grossisti sono attenti e molto puntuali sulle spese, diciamo, condominiali. Noi forniamo un servizio energia per cercare di abbattere i costi, ridurre il contratto iniziale, quindi forniamo noi l'energia delle cabine di media tensione, ma ovviamente il costo è sempre molto alto e i mutui sono sempre tanti. Sì. Come quadro generale io avrei finito, quindi non so se... Due cose. La prima, su questo quadro di energia, facciamo un po' un incontro, c'è anche una stagione dei prossimi fondi europei dove il tema dell'energia avremo risorse a disposizione di rilevanti, cioè qualche giorno attraverso l'anno. Logicamente. Di Sardana e il mercato prototipo di Sardana fatto interamente per tutto il tetto coperto da pannelli fotovoltaici, per farlo, anche se l'hanno fatto quasi tutto in autofinanziamento, partecipato a un bando nostro, hanno preso un piccolo contributo che hanno fatto in autofinanziamento, quindi senza elementi innovativi proprio come tecnologia tradizionale, però mi dicono che la quantità di energia prodotta è considerevole. Enorme mezzi quadrati che hanno coperti questo nuovo qua. Quindi magari ci sentiamo, facciamo un po' una riunione. Volentieri. La dirigente mia che segue questo settore. Una curiosità invece, il bacino di utenza. Chi viene a comprare? Ovviamente testinito tra, comunque fondamentalmente abbiamo gli operatori, certo, che gravitano sulla città genovese, però dove riuscite a arrivare? E poi io direi abbiamo anche buona parte della provincia, no? Noi ci riusciamo a Savona. È un fenomeno complesso in movimento, perché il mercato, bisogna partire un attimino, fare un passo indietro, il mercato di Costa Sardegna aveva perso, certo, il suo bacino di utenti, perché gli utenti principali, i grossisti delle riviere, andavano a comprare. Sardana lavorava molto su Sardana perché avevano difficoltà a venire qua. Io a volte mi confronto con il direttore di Sardana e queste cose le abbiamo. Mi dico Venturini. Praticamente il nostro bacino si era spostato verso Milano, Torino, Bologna. Cioè, operatori che decidevano di prendere
dotarsi di mezzi dipendenti qui, andare a comprare fuori regione pur di non venire giù. Quando siamo arrivati a Bolzaneto c'è stato un salto dalla preistoria al futuro, perché non abbiamo avuto dei passaggi intermedi. E in conseguenza di questo, nel frattempo era cominciata la crisi, in realtà è un mercato che tiene, non ride, ma non piange come altri mercati. Ho ricevuto pochi giorni fa una chiamata dal direttore marketing del mercato di Milano, che stava facendo un giro tra i mercati nazionali del nord perché erano preoccupati. Invece siamo andati a analizzare insieme e noi riusciamo a tenere perché stiamo drenando risorse agli altri mercati che poi sono invece i nostri vecchi clienti che stanno tornando a comprare. Stiamo cominciando leggermente ad attirare i compratori francesi, cosa che negli altri mercati nazionali hanno già, noi immagino non esisteva. La Costa Azzurra è un bacino che a noi interessa parecchio, però ora cominciano ad esserci dei segnali. Quindi, rispondendo alla sua domanda, noi abbiamo la Liguria, che è un hub d'estate di utenza, anche se è una regione molto piccola, o comunque rispetto alle altre, che con una popolazione elevatissima, ha dei picchi di consumi che sono elevatissimi. Quindi la Liguria tutta, il Basso Piemonte, anche la Bassa Lombardia, e questo è il bacino che... dove noi aspiriamo e che stiamo approvvigionamento poi ce l'ho fondamentalmente sulle zone francese. L'approvvigionamento è il nazionale naturalmente e quello è sono anche i prodotti in extra CE che arrivano come tutti gli altri prodotti esotici, la Spagna e la Tunisia, il Nord Africa. Quindi arriva una merce dal produttore o da altri grandi mercati? No, dal produttore soprattutto. Dagli altri mercati no, può essere dai mercati di trasformazione come possono essere i mercati di fondi o... È grande il fondo di tutto. Però principalmente dalla produzione, che poi in realtà non è più la tra la produzione, ma è il grossista che riceve, trasforma Devo dire una cosa, su questo noi stiamo guardando con molta attenzione anche tutto il ragionamento doganale, che per noi potrebbe avere dei risvolti assolutamente importanti, perché quest'inverno abbiamo fatto visita in Tunisia e i tunisini che guardano con molto interesse il porto di Genova, perché logisticamente è diciamo lo sbocco naturale in termini di tempo e quindi vuol dire di freschezza del prodotto, arrivare sul porto di Genova anziché poi dirottare i loro traffici su Marsiglia, dove invece storicamente per un problema di lingua loro sono più affini, quindi c'è un'affinità culturale verso i francesi, ma un'affinità logistica che sarebbe propenderebbe verso il nostro porto. Una delle critiche che ci avevano sollevato gli operatori locali era appunto il fatto che arrivare sul porto di Genova voleva dire guadagnare una mezza giornata di nave con tutti i costi e poi rimanere imbottigliati, ahimè, nelle procedure. Quindi sentire le notizie che si leggono sui giornali di questa semplificazione a livello doganale potrebbe consentire potenzialmente un dirottamento del traffico tunisino sul porto di Genova e conseguentemente ampliare quelli che sono i volumi di distribuzione sul mercato. Ok, grazie. Ci avviciniamo di là, anche se ci dovremmo mettere in coda e aspettare.